Ciao, buongiorno, bentornati sul tuo medico.net. Dopo questi ultimi 2 anni, l'ultima cosa sicuramente di cui vogliamo sentire parlare è di un nuovo virus che viene da lontano e che può crearci dei problemi. Ma lo diciamo subito, non dobbiamo spaventarci e oggi vi spiego perché. Il vaiolo delle scimmie è una malattia causata proprio da un virus che si chiama Orthopoxvirus, che è proprio lo stesso virus del vaiolo, la malattia che è stata dichiarata eradicata a livello mondiale nel 1980. Questo grazie alle vaccinazioni. Come pare sia accaduto per il Covid, qui assistiamo a un nuovo salto di specie. Questo vaiolo è un virus che tipicamente colpa le scimmie, ma si è evoluto, come succede per tutti i virus, e ha imparato a infettare anche l'uomo. In questo caso il serbatoio intermedio, diciamo, siano stati i topi, i roditori, ma fortunatamente questa è una malattia che conosciamo da molti anni. Secondo gli infettivologi può succedere purtroppo nel futuro che malattie che pensavamo eradicate possano riproporsi. Questo è il prezzo della cosiddetta globalizzazione. Che sintomi può dare il vaiolo delle scimmie? I sintomi possono essere febbre, dolori muscolari, mal di testa, mal di schiena, linfonodi ingrossati e anche brividi e spossatezza. Si può avere tipicamente un'eruzione cutanea che inizia solitamente dal viso e poi si può anche espandere ad altre parti del corpo, anche e soprattutto i genitali. L'eruzione cutanea si evolve sino a formare una crosta che poi cade. Il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha confermato che i recenti casi di vaiolo delle scimmie si sono sviluppati in seguito a rapporti sessuali di persone che avevano delle lesioni nelle aree genitali. Ma quindi possiamo stare tranquilli oppure no? Diciamo che in ambito virus, quando ci sono delle novità di questo tipo, è sempre molto importante mantenere il livello di attenzione, però possiamo dire con tranquillità che non c'è bisogno di avere panico per questa situazione. Innanzitutto, i casi nel mondo sono circa un centinaio al di là del continente africano e le modalità di trasmissione sono estremamente correlate a contatti lunghi e prolungati con persone infette. In questi giorni ovviamente si sta studiando molto questo virus per ottenerne un sequenziamento, cioè per avere molti più dettagli, per avere molte più informazioni sia su come funziona e anche come curarlo. Potremmo per esempio capire se chi ha fatto la vaccinazione per il vaiolo può considerarsi assolutamente tranquillo, come per adesso sembra, e anche ovviamente chi non ha fatto la vaccinazione per il vaiolo avrà invece necessità di farla oppure no. La vaccinazione per il vaiolo è stata tolta dal 1981, quindi si sta parlando di persone sotto i 40-41 anni. Ad oggi c'è solo un vaccino approvato per il vaiolo delle scimmie, come viene riportato su Science. È un vaccino prodotto da un'azienda che si chiama Bavarian Nordic, un'azienda della Danimarca. Attualmente la fornitura, la disponibilità di questo vaccino è molto limitata nel mondo. Un altro dato fondamentale da capire sarà se le sue modalità di diffusione saranno diverse, saranno aumentate, se avrà una contagiosità superiore rispetto al vaiolo classico. Questo ovviamente per capire come arginare eventualmente l'infezione, anche se va detto una cosa molto importante, cioè pare che non esistano asintomatici positivi, cioè chi ha il vaiolo delle scimmie ha sempre qualche sintomo, a differenza del Covid. Questo soprattutto per le lesioni tipiche che si manifestano sulla pelle, diciamo che è difficile non accorgersene. Infine ricordiamo anche che nelle aree africane, in cui il vaiolo delle scimmie è presente da diverso tempo, si considera comunque una malattia relativamente rara, per cui non saranno necessari particolari sforzi per contenere eventuali focolai. C'è una cura per il vaiolo delle scimmie? Beh, la risposta sembra essere proprio di sì. Oltre alla probabile efficacia della vaccinazione per il vaiolo, nel 2018 è stato sviluppato un antivirale proprio con indicazione per il vaiolo, che si chiama Tecovirimat. Bisogna però tenere presente una cosa: questo farmaco è risultato efficace in laboratorio, ma non è mai stato utilizzato negli esseri umani perché da più di 40 anni non si è registrato un caso di vaiolo. Quindi l'efficacia di questo farmaco nell'uomo ad oggi è sconosciuta, non abbiamo dati. In conclusione, è normale alzare il livello dell'attenzione per questo virus, soprattutto dopo quello che ci è successo negli ultimi 2 anni per il Covid, ma dobbiamo considerare una cosa molto importante, anzi, due cose molto importanti. La prima è che stiamo parlando di un virus che già conosciamo da tempo e su cui abbiamo molte informazioni. E la seconda cosa è che in partenza abbiamo già delle armi per combatterlo, a differenza di quello che è successo per il Covid. Quindi sicuramente questo ci può fare stare un po' più tranquilli. Avete altre domande sul vaiolo delle scimmie? Fatecele pure qui sotto, come al solito, nei commenti e vi risponderemo. E se volete rimanere aggiornati su questa malattia, se volete ricevere degli aggiornamenti, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube se non siete già iscritti. Grazie e alla prossima!